la prima casa della salute nascerà in via Ferrucci nell'immobile della Misericordia. In caso di febbre dengue sta bene il paziente che ha contratto il virus in viaggio, stamani la disinfestazione al soccorso. Il presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli al varo del manifesto per il futuro che sogniamo. Maltempo, scatta l'allerta arancione per rischio idrogeologico, attivato il sistema di protezione civile. I richiedenti asilo imparano l'arte della panificazione e consegnati gli attestati al termine della prima fase del progetto. Una buona serata dalla nostra redazione, ben trovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. In apertura del nostro telegiornale ci colleghiamo con il Teatro Politeama, dove stasera prende il via la nuova stagione della camerata strumentale Città di Prato e debutta ufficialmente anche la nuova camera acustica acquistata grazie ad una raccolta fondi. Per saperne di più ci colleghiamo con Lucrezia Sandri, a te la linea. Nuova stagione della camerata strumentale Città di Prato e noi ci troviamo già davanti al Teatro Politeama insieme a due ospiti. Il direttore artistico Alberto Battisti, buonasera. Buonasera a tutti i pratesi. E il presidente della camerata strumentale Guido Moradei, buonasera. Buonasera a tutti quelli che ci ascoltano. Allora, un concerto che dà inizio appunto a questa stagione, un concerto nel nome, nel grande nome, vi verrebbe da stravolgere la frase idiomatica, di Sibelius e di Brahms, con un grande amico della camerata questa sera. Sì, insieme al nostro direttore musicale, Jonathan Webb, abbiamo ospite come solista nel secondo concerto in si bemolle maggiore di Brahms, Alessio Bax, un grandissimo pianista italiano che è noto in tutto il mondo e che da tanti anni collabora con la camerata e ci onora della sua presenza, della sua amicizia e di questa interpretazione formidabile di uno dei grandi capolavori della letteratura musicale di tutti i tempi. Guido Moradei, stasera il debutto anche della camera acustica che amplificherà i suoni per l'orchestra ma anche per il pubblico, acquistata grazie ad una campagna di crowdfunding che ha coinvolto veramente tutta la città. Sì, stasera diciamo è l'inaugurazione ufficiale della proprietà della camera acustica, già l'avevamo sperimentata negli ultimi concerti dello scorso anno con ottimi risultati da un punto di vista acustico appunto, stasera se Dio vuole è nostra e quindi si parte ufficialmente con la casa dei suoni, come l'abbiamo chiamata, la camera acustica. È stata un'avventura importante, significativa. Da un punto di vista economico sicuramente, perché certamente si può dire che ci vuole l'arte, ci vuole la simpatia, ci vuole la volontà, ci vuole tante cose, ma se non ci sono le risorse economiche è difficile anche realizzare le cose. Abbiamo chiesto un aiuto importante, un aiuto sostanzioso ai nostri amici pratesi, ai nostri sostenitori che si sono fatti avanti oltre ogni più ottimistica immaginazione. E la città ha davvero risposto, si può dire, questo sarà il debutto di una stagione e anche il mostrare alla città di quello che è stato acquisito. Grazie davvero Guido Moradei, grazie Alberto Battisti, grazie linea a voi. Allo studio. Buonasera. Grazie Lucrezia, parliamo adesso di sanità. In via Ferrucci nascerà la Casa della Salute, sarà operativa dal 2020 nell'edificio della Misericordia dove oggi è stato inaugurato il nuovo spazio di riabilitazione della Fondazione Crida. Quello di via Ferrucci diventa un vero e proprio centro multidisciplinare della salute. L'immobile dove già è attivo l'Istituto Diagnostico Santo Stefano da oggi ospita anche un centro di riabilitazione e dal prossimo anno sarà la sede della Casa della Salute, che dovrebbe essere pronta per l'inizio del 2020. In questo luogo poi nascerà anche un altro polo territoriale di grande importanza che sarà la Casa della Salute. Sono già state espletate le procedure per individuare il luogo e quindi è già stato individuato questo posto come il posto più idoneo per aprire questo nuovo servizio. Ci saranno i medici di medicina generale e in questo complesso ci saranno anche tutti gli altri servizi che ci consentiranno in sinergia con la Misericordia e con Crida di aprire una Casa della Salute che riuscirà ad offrire ai cittadini un servizio complesso, perché non ci sarà solo la medicina generale ma tanti altri servizi che potranno dare ai cittadini un punto di riferimento davvero importante sulla sanità territoriale.
Se per la Casa della Salute occorrerà ancora un po' di tempo, nel locale di via Ferruccia invece è già operativo il nuovo punto della Fondazione Crida, inaugurato ufficialmente oggi, che si aggiunge a quello già esistente di via Pacchiani. Nei nuovi spazi sarà sperimentata la riabilitazione respiratoria. È molto importante per la Fondazione Crida questo nuovo presidio. Fa il secondo episodio, dell'ampliamento del servizio che la Fondazione dà a tutti i cittadini di Prato. Abbiamo inaugurato circa un anno e mezzo fa a Montale il presidio su quella zona e adesso sul centro, su via Ferrucci, apriamo questo nuovo presidio che darà respiro ai nostri locali pieni di via Pacchiani, i classici locali storici di via Pacchiani. Noi ci occupiamo di riabilitazione da tantissimi anni, però qui a Prato mancava la riabilitazione respiratoria, cioè i cittadini di quest'area dovevano ricorrere a centri o a Firenze o a Pistoia. Quindi abbiamo ritenuto che anche questo tassello potevamo, riempirlo noi e quindi abbiamo fatto sì che i nostri fisioterapisti prima di tutto si formassero. Poi abbiamo cercato una persona esperta di questo, cioè uno pneumologo, però quando cercavo questo pneumologo desideravo che avesse una mentalità di riabilitatore e tutto questo l'ho trovato nella persona del dottor Giuntoli che andava in pensione e quindi ha accettato questa sfida. E di sanità si parlerà questa sera, Parliamoci Chiaro, il settimanale di attualità di TV Prato. Per saperne di più passiamo la parola a Giancarlo Gisonni. Sì, grazie, proprio così. Questa sera ci occuperemo di sanità, che spesso purtroppo significa attesa, l'attesa quando ai noi siamo costretti a recarci al pronto soccorso oppure quando tramite il CUP cerchiamo di prenotare una visita o un esame specialistico, ma anche i tempi di attesa che si dilatano per quanto riguarda una serie di progetti che riguardano il potenziamento delle strutture sul nostro territorio, penso una su tutte alla Palazzina, al nuovo ospedale. Questi alcuni dei temi, ma ce ne saranno altri anche grazie al coinvolgimento, alla presenza questa sera in trasmissione dei sindacati CGIL, CISL e UIL che saranno in collegamento dalla Camera del Lavoro. In studio invece avremo vari ospiti, rappresentanti e dirigenti dell'ASL, della Società della Salute, ci saranno anche l'assessore alle politiche sanitarie Luigi Biancalani e il consigliere regionale della Lega Jacopo Alberti. Tutto questo più tardi, intorno alle 21:20, come sempre in diretta su TV Prato. A dopo. Grazie Giancarlo, più tardi. Sta bene, dar ripreso alla sua vita normale. L'uomo che di ritorno da un paese tropicale nel quale si era recato in vacanza aveva contratto la dengue, una malattia di tipo similinfluenzale causata da un virus che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare. La dengue infatti non è presente nel nostro paese, i casi che si riscontrano sono contratti durante in viaggi in paesi extraeuropei. Stamattina, a seguito di un'ordinanza del sindaco, sono state svolte nelle zone interessate al soccorso le operazioni di disinfestazione straordinaria nei confronti della zanzara tigre. Questi interventi hanno lo scopo di ridurre la densità delle zanzare presenti per evitare la possibilità, anche se remota, che qualche zanzara possa essere infettata dal virus pungendo il malato e che lo trasmetta poi ad altri. E voltiamo pagina, comunità locali, spiritualità, accoglienza, sostenibilità, sono solo alcuni dei principi chiave ispiratori della rete Il futuro che sogniamo, che ieri alla Villa del Palco ha presentato il suo manifesto fondativo. Ospite d'onore della serata il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli. Con i valori e il capitale che abbiamo noi europei, possiamo essere utili al mondo che non ha regole e aiutarlo a darsi delle regole. Non pensiamo di poterci rintanare e chiudere ritenendo che la felicità, la ricchezza e il successo siano soltanto una nostra esclusiva. È questo uno dei passaggi dell'intervento del Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, alla serata molto partecipata organizzata alla Villa del Palco dai ricostruttori nella preghiera e dalla rete Il futuro che sogniamo. Il nuovo umanesimo europeo è il tema affrontato da Sassoli, che nel suo discorso ha sottolineato come il mondo abbia bisogno di un'Europa unita per favorire pace e integrazione, un'Europa inclusiva e aperta. Noi lo dobbiamo dare agli altri, perché
perché se ce lo teniamo per noi, noi verremo marginalizzati, perché la forza degli altri ci escluderà. Questa è la grande questione che abbiamo di fronte. Con chi noi vogliamo condividere quello che abbiamo. La rete Il Futuro che Sogniamo è formata da persone di varia estrazione, sindaci, esponenti dell'associazionismo, persone comuni e rappresentanti delle grandi religioni, che ieri, dalla Villa del Palco, ha lanciato il manifesto per promuovere un nuovo umanesimo. Comunità locali, spiritualità, accoglienza, sostenibilità sono questi alcuni dei principi chiave ispiratori della rete, che parte dalla Toscana chiamando tutti a condividere la responsabilità del futuro. Questo nuovo umanesimo che noi in un certo senso invochiamo e auspichiamo passa attraverso una rivisitazione dei nostri comportamenti, dei nostri atteggiamenti, dei nostri schemi mentali e ci chiede di rompere quel di già visto, ecco, che qualche volta condiziona, frena, chiude i nostri orizzonti. E allora bisogna proprio ripartire dalla comunità locale, dalle relazioni, quelle primarie, nella famiglia e nelle immediate vicinanze della famiglia, per riscoprire quanto gli altri, ne parlavamo anche ora, sono un tesoro, un prezioso e una risorsa. Per noi è fondamentale provare a continuare a fare lo sforzo dell'accoglienza, così disse Papa Francesco quando venne a trovarci a Prato. Noi lo sappiamo che è una cosa complicata, che è molto più facile declinarla con quattro slogan, però al di là di come la si valuta, ognuno farà le proprie considerazioni a riguardo, è un fenomeno che c'è. E non bisogna fare questa fatica, bisogna fare questo confronto, bisogna continuare a provare a scommettere sulle nuove generazioni soprattutto, e su questo bisognerà essere bravi a dare prospettive, a non lasciarsi prendere dalle paure, ma fare la fatica, lo sforzo appunto di costruire dei percorsi. Significativa la presenza tra i sottoscrittori del manifesto e all'evento di ieri dei rappresentanti di diverse religioni. Dalla parte della comunità islamica di Prato, della comunità pakistana, per noi questa iniziativa c'è veramente un gran significato, perché la cosa principale è umanità. Quando ci stiamo tutti insieme, facciamo dialogo tra noi tutti, è una cosa utile per tutti quanti, sicché è veramente un'iniziativa piacevole per noi. Per esempio, facendo riferimento alla comunità che conosco meglio, quella cinese, molto spesso insomma, c'è una distrazione da veri valori, e il fatto così di avere delle presenze religiose, dei punti di riferimento religiosi, aiuta sicuramente a recuperare quella spiritualità che le tante distrazioni della vita magari ci possono discostare un po'. La città di Prato è stata premiata all'11ª edizione del premio per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con Ecomondo, la più importante manifestazione mondiale legata alla sostenibilità. Prato ha ottenuto il premio Green City per l'approvazione del piano operativo, che assume la forma di un vero e proprio New Green Deal. È un importante riconoscimento che sempre di più sta emergendo nel panorama nazionale delle città green per le sue scelte in materia ambientale, afferma l'assessore all'urbanistica Valerio Barberis. Intanto, restando in tema, il Comune rende noto che ci sarà anche Cafaggio tra le zone privilegiate per gli interventi di forestazione urbana, così da mitigare l'effetto dell'inquinamento e contrastare le conseguenze dell'eccessivo traffico veicolare nella zona attraversata dalla 11. La lista Spada attacca il Comune per il contributo di 20.000 euro dato al Consorzio Santa Trinita per l'organizzazione dello street food. Sentite. 20.000 euro in 4 anni per il rimborso di consumi energetici, occupazione del suolo pubblico, allacci elettrici, spese di vigilanza e spese varie. Sono quelli che il Comune ha rimborsato al Consorzio Santa Trinita per l'organizzazione dello street food dal 2016 al 2019. Indennizzi finiti nel mirino dei consiglieri della lista Spada, che hanno fatto un accesso agli atti per chiedere quali manifestazioni enogastronomiche abbiano avuto rimborsi simili dal Comune. Oltre allo street food in Santa Trinita, solo il mercato europeo ha avuto contributi, anche se nell'ordine di qualche centinaio di euro. Abbiamo scoperto tramite un accesso agli atti che il Comune da 4 anni a questa parte dà un contributo al Consorzio Santa Trinita per una manifestazione eminentemente commerciale, cioè il Comune di Prato e quindi i cittadini pagano delle persone per venire qua a vendere i loro prodotti e a guadagnare.
e noi gli paghiamo la corrente, gli paghiamo l'allaccio, gli paghiamo il metronotte. E non mi risulta che il Comune di Prato abbia mai pagato una bolletta della luce a nessun imprenditore, a nessun ristoratore, a nessun ambulante. Mi risulta anzi che il Comune di Prato spesso e volentieri nega associazioni di volontariato, associazioni culturali, un qualsiasi contributo perché sostiene non ci siano fondi. Bene, i fondi si trovano quando si tratta di dare una mano a certe associazioni che li spendono per far venire gente a guadagnare in maniera legittima, ma che si debba pagare noi le utenze. Allerta arancione a Prato dalla mezzanotte fino alle 13 di domani, venerdì 8 novembre, per rischio idrogeologico. Questa è la previsione dell'ultimo bollettino del Centro Funzionale Regionale. Il rischio idrogeologico passerà poi da arancione a giallo dalle 13 di domani fino alla mezzanotte successiva. Previsto anche il rischio di forti temporali dalla mezzanotte per tutto il giorno di venerdì. Sulla nostra regione è atteso infatti un peggioramento delle condizioni meteo fin dalle prossime ore. Come da prassi, il sistema cittadino di protezione civile assumerà fin dalla tarda serata di oggi il proprio livello operativo di attenzione, che proseguirà fino alla mezzanotte di domani. Aggiornamenti sul sito www.protezionecivile.comune.prato.it. E parliamo adesso di teatro. Questa sera si apre ufficialmente anche la nuova stagione al Fabbricone con lo spettacolo Il caso Wojciech, in prima assoluta fino a domenica 17 novembre. La linea torna di nuovo a Lucrezia Sandri. Buonasera, di nuovo grazie della linea. Ci troviamo questa volta al Teatro Fabbricone perché questa sera inizia qui la nuova stagione per il Fabbricone, perché in realtà la stagione del Metastasio è già iniziata con Madre Courage e i suoi figli, lo ricorderete. E allora stasera è la sera del caso V, per la drammaturgia di Rita Frongia e la regia di Claudio Morganti. Ma parliamone, diciamone qualcosa in più insieme al presidente del Metastasio, Massimo Bressan. Buonasera. Buonasera. Ma è la seconda nostra produzione per la stagione di quest'anno, una produzione a cui teniamo particolarmente anche perché segna un rientro a teatro di Claudio Morganti con una produzione più consistente, diciamo, rispetto alle cose che ci aveva fatto vedere in questi ultimi anni, almeno qua a Prato. Quindi siamo molto contenti, una produzione peraltro di due cittadini, perché sia Claudio Morganti che Rita Frongia sono pratesi e quindi ecco, una produzione peraltro che devo dire segna anche una collaborazione importante per noi con il Teatro Piemonte Europa. Sono diverse produzioni, diverse insomma, operazioni che conduciamo insieme a loro. In questa produzione partecipa anche il Centro di Residenza Armonia di Castiglioncello e naturalmente la compagnia di Claudio Morganti. E allora non rimane che venire a vedere lo spettacolo. Grazie Massimo Bressan, restituiamo la linea allo studio. Un corso di panificazione per 15 richiedenti asilo. A promuoverlo è Fondazione Opera Santa Rita, Caritas in collaborazione con CNA. Ieri pomeriggio la consegna degli attestati al termine della prima fase del progetto denominata APRI. È giunto a conclusione il primo anno del progetto biennale APRI, acronimo di accogliere, proteggere, promuovere ed integrare, i quattro verbi utilizzati da Papa Francesco a proposito dei migranti. Si tratta di un progetto diocesano volto ad aiutare i migranti presenti sul territorio ad inserirsi nel mondo del lavoro, così da diventare autonomi e consapevoli dei propri diritti. Capofila dell'iniziativa, per conto della diocesi, l'Opera Santa Rita, che ha curato la formazione di 15 tutor che hanno seguito altrettanti migranti. La Caritas ha invece individuato le persone adatte a diventare operatori del progetto e le realtà lavorative disponibili ad impiegare il richiedente asilo secondo le sue capacità e competenze. Fondamentale è stato poi il supporto dell'Agenzia Formativa Sofia di CNA, che ha messo a disposizione competenze e professionalità. I beneficiari erano indicati da bando, cioè richiedenti asilo, comunque migranti, e abbiamo scelto ovviamente migranti già presenti sul territorio all'interno delle nostre strutture. I 15 operatori che noi abbiamo chiamato tutor invece sono stati selezionati sulla base di una candidatura che è stata svolta all'inizio del progetto e sono giovani che sono impegnati in numerose realtà associative e parrocchiali della diocesi. Successivamente invece sono iniziati le attività proprio dei beneficiari. Sono partiti con un corso giuslavoristico, dopodiché è iniziato un corso di formazione e abbiamo deciso che la panificazione era l'ambito di intervento dove abbiamo svolto le nostre attività. Insieme all'Agenzia Sofia abbiamo stabilito, diciamo, un pacchetto di attività
per i ragazzi, che prevedevano, oltre a un corso di panificazione, anche l'acquisizione di ulteriori competenze come il corso HACCP, il corso di sicurezza sul lavoro. Questo per promuovere le capacità dei ragazzi, per favorire un loro, una loro piena integrazione nella società. I ragazzi, quindi, tra le varie cose, hanno avuto l'opportunità di seguire un corso di panificazione. Ieri la consegna degli attestati ai 15 migranti a conclusione del primo anno del progetto. La cosa che ci è rimasta, diciamo, più impressa e che è balzata subito ai nostri occhi è stata la grandissima manualità del lavoro che hanno questi ragazzi qua. E penso che se un domani prossimo sicuramente avranno un impiego in questo settore, sarà proprio un asso nella manica per loro, perché sono molto, diciamo, abili nel gestire delle situazioni, abili nello stare attenti, molto dentro anche la teoria. Il corso è andato bene, quindi abbiamo scoperto nuove cose e nuove tecnologie lavorative, diciamo, e quindi ci è piaciuto tanto perché abbiamo imparato tante cose che non lo sapevamo prima, e quindi è stata una grande opportunità per tutti quanti di aver imparato questo lavoro. Sono già da oggi obbligatori dispositivi antiabbandono per chi trasporta in auto bambini al di sotto dei 4 anni. Il Ministero dell'Interno ha ritenuto applicabili le nuove prescrizioni sui dispositivi antiabbandono che devono essere utilizzati sulle autovetture immatricolate in Italia o anche immatricolate all'estero, ma solo se guidate da conducenti residenti in Italia. L'obbligo riguarda i bambini che non hanno ancora compiuto 4 anni e che sono trasportati con gli appositi sistemi di ritenuta. Si tratterà delle culle e dei seggiolini per i bambini più piccoli da attrezzare con i nuovi dispositivi antiabbandono. Per i trasgressori è previsto il pagamento di una sanzione di 83 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti dalla patente. In caso di seconda violazione del biennio è disposta inoltre la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. E ci spostiamo adesso a Carmignano, dove sono state installate, su iniziativa dell'amministrazione e del Consiglio Comunale, 3 centraline per il monitoraggio della qualità dell'aria. Carmignano è il primo comune in Toscana a siglare un accordo con il CNR per collocare dispositivi low cost. Installate a Carmignano 3 centraline per il monitoraggio delle polveri sottili in atmosfera. Il comune Medicio è il primo in Toscana a siglare un protocollo con l'Istituto Nazionale di Ottica del CNR per monitorare la qualità dell'aria tramite dispositivi a basso costo. I 3 polverometri sono stati collocati rispettivamente sul Palazzo Comunale di Carmignano, sulla copertura della scuola Quinto Martini di Seano e sul tetto della scuola Nazario Sauro di Comeana, e sono in funzione già da un mese. Queste centraline hanno una virtù, cioè di misurare queste concentrazioni con una risoluzione di circa 5 minuti, che quindi è molto rapido, permette di seguire dei picchi di concentrazione anche molto brevi, e anche di verificare la direzione di arrivo dell'aria, quindi eventualmente sgamare una sorgente, perché vediamo un picco che viene in una certa direzione, lì sappiamo che c'è una certa sorgente, quindi potrebbe essere un modo di individuare il contributo un po' eccessivo di alcune camini o altre strutture, diciamo, che producono inquinanti. I dati estrapolati dalle centraline vengono trasmessi in tempo reale al comune, che presto predisporrà una pagina online tramite il proprio sito per consentire la consultazione delle rilevazioni a tutti i cittadini. Ovviamente, come dire, l'inquinamento non nasce a Carmignano e non si risolve a Carmignano. L'inquinamento nasce, diciamo, in un'area più vasta, che è quella della Piana, Pistoia, Prato, Firenze, e su questo, come dire, cercheremo di essere un po' la sentinella che stimolerà tutte le istituzioni, dalla regione ovviamente in primis, per mettere in atto delle politiche di transizione ecologica. Compresa nell'accordo tra Comune, CNR e INO anche l'installazione di una webcam alla Rocca di Carmignano per localizzare sul territorio pennacchi di fumo da combustioni incontrollate. Le risorse spese dall'amministrazione per installazione e gestione di centraline webcam ammontano a 1.500 euro. Taglio del nastro questo pomeriggio per 3 nuovi percorsi espositivi al Centro Pecci, e noi siamo andati a visitarli in anteprima. A mio parere...
Tre nuove mostre per il centro Pecci, tre viaggi che portano al cuore delle forze sismiche che stanno cambiando il mondo. The Missing Planet, a cura di Marco Scotini e Stefano Pezzato, propone una lettura e rilettura a distanza di anni dei tempi sovietici. Oltre 80 opere e numerosi materiali d'archivio, provenienti dalle collezioni del Pecci ed altre raccolte, conducono il visitatore alla scoperta di una galassia di ricerche artistiche tra fantasmi del passato e rovine del futuro. L'allestimento, visibile fino al 3 maggio, è stato ideato appositamente dall'artista turco Can Altay. Partiamo dall'arte post-sovietica, di cui il Centro Pecci possiede una collezione direi unica in Europa, iniziata con la mostra del 1990 dedicata agli artisti russi contemporanei, proprio nel momento in cui si stava dissolvendo l'Unione Sovietica. Poi c'è stato un secondo momento espositivo nel 2007 con la mostra Progressive Nostalgia e questa è una sorta di terza parte di una trilogia che tira le fila di questi lavori, di questa collezione e li integra con prestiti d'eccezione da collezioni europee molto importanti. Il cammino di Rom e Sinti dall'India nord-occidentale fino all'Italia è invece il cuore del progetto Romanistan, firmato da Luca Vitone. Il racconto dell'itinerario migratorio Rom, dell'emarginazione e segregazione subita nei secoli, diviene strumento per una riflessione più ampia sull'idea di luogo e viaggio, di comunità e tradizione, del perpetuarsi di cliché e stigma sociali. Nella mostra del Pecci si trovano una quindicina di opere, di cui la metà sono inedite, pensate proprio per la mostra, e sono tre bronzi, un lavoro cartografico-fotografico, un video, un lavoro fatto con le cartoline, accostate a altrettante opere pensate durante il mio percorso, legate sempre a un'idea di viaggio, a un'idea quindi di rappresentazione cartografica, di attraversamento cartografico, e il mondo Rom come dire leitmotiv che mi ha in questi ultimi 25 anni accompagnato ogni tanto producendo appunto delle opere per delle mostre. Per chiudere, Beit, prima retrospettiva sul lavoro del filmmaker Mario Rizzi in un museo pubblico italiano, al centro al concetto di casa nel mondo arabo attraverso tre ritratti femminili. Anche questo allestimento, come Romanistan, proseguirà fino al 15 marzo prossimo. E adesso diamo la linea a Marco Manzo per un'anteprima della nuova puntata di Intorno alle 9 in onda subito dopo il nostro telegiornale. Restate con noi perché al termine del telegiornale ci sarà un'altra puntata di Intorno alle 9. Questa sera parliamo della Fondazione AMI e del progetto Prama, un progetto importante per la nostra città. Lo faremo insieme a due ospiti che vado a presentare, Claudio Sarti che è il presidente della Fondazione AMI Prato, buonasera. Buonasera. E Marco Palicchi che è il responsabile del welfare di Lega Coop Toscana, buonasera. Buonasera. Con loro appunto parleremo di AMI e del progetto Prama, quindi restate con noi tra pochi minuti ad intorno alle 9, subito dopo il telegiornale. E facciamo adesso una breve pausa, ma rimanete con noi, torniamo tra poco con l'agenda e il meteo. Bentrovati dal momento dell'agenda, scopriamo insieme tutti gli appuntamenti in programma a Prato e dintorni. Domani alle 17.30 al Centro Giovani di Montemurlo, presentazione dell'ultimo saggio di Massimo Adinolfi, Hanno tutti ragione, primo appuntamento del ciclo di incontri sul consumo digitale, diritti, limiti e opportunità. Alle 18 alla Libreria Giunti, presentazione della guida Primo Soccorso Omeopatico, a cura del dottor Elio Giovanni Rossi, iniziativa del Sistema Salute e Studi Medici Galilei. Alle 21 Officina Giovani, Treni della Felicità, spettacolo teatrale a conclusione della rassegna Mi fido e mi affido, curata dal Centro Affidi di Prato. Alle 21.30 al Centro di Scienze Naturali, Il cielo di autunno, serata al planetario per osservare costellazioni e immagini dei telescopi terrestri in collaborazione con l'Associazione Astronomica Quasar. Alle 21.30 al Museo di Scienze Planetarie e Stelle al Museo, serata dedicata all'osservazione delle costellazioni della Luna in collaborazione tra l'Associazione Polaris e la Fondazione Parsec. Alle 21.30 al Circolo e Risorti alla Querce, Bisenzio dà opportunità di lavoro al controllo del rischio idraulico, incontro a cura dell'ingegnere Carlo Caputo nell'ambito della rassegna Passeggiate tra Storia e Natura. Domani e sabato alle 21.15 al Teatro Borsi Animalesse,
spettacolo di animali in prosa, poesia e musica accompagnate dall'organetto da Rita Tumminia con Lucia Poli, una produzione Pupio e Fresed, Teatro di Rifredi. E prosegue fino a domenica 17 novembre al Teatro Fabricone in prima assoluta lo spettacolo Il caso Wojciech di Rita Frongia, regia di Claudio Morganti, una produzione del Teatro Metastasio di Prato. E passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Una buona serata e ben ritrovati con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. La situazione per domani sarà all'insegna del tempo perturbato per l'ingresso di un fronte atlantico che interesserà direttamente anche la Toscana. Infatti la previsione per la giornata di domani sarà all'insegna un cielo molto nuvoloso coperto con rovesci e temporali diffusi inizialmente sulle zone settentrionali e di nord-ovest. Tra la mattina e il pomeriggio questi fenomeni tenderanno a trasferirsi sulle zone più interne della regione, anche quelle orientali e meridionali poi saranno interessate. Tra il pomeriggio e la sera graduale miglioramento a partire dalle zone di nord-ovest. Questo peggioramento sarà accompagnato da sostenute correnti di scirocco in mattinata, venti che ruoteranno nel pomeriggio ai quadranti occidentali e rinforzeranno ulteriormente un po' su tutta la fascia costiera, infatti i mari risulteranno molto mossi o agitati. Caleranno le temperature massime, in aumento invece le minime. Infine uno sguardo alla giornata di sabato, giornata all'insegna della variabilità, nubi più consistenti sulla fascia costiera con ancora possibilità di rovesci e locali temporali, in particolare sull'arcipelago, e addensamenti più consistenti in Appennino, mentre andrà meglio sulle zone interne. Nel pomeriggio situazione pressoché analoga, ancora qualche rovescio temporale possibile in arcipelago, qualche debole pioggia sulle zone di nord-ovest. Temperature di sabato in diminuzione, i venti ruoteranno ai quadranti orientali e attenueranno. Grazie per l'attenzione, una buona serata. E con il meteo è tutto, il telegiornale termina qui. Il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per domani alle 13.45 con il TG del giorno. Ma rimanete con noi, vi lasciamo intorno alle 9 a seguire Parliamoci Chiaro. Grazie per averci seguito e arrivederci.